Carissimi amici, carissimi fratelli, ecco, benvenuti a questo terzo giorno, terzo e ultimo giorno del nostro triduo in preparazione alla grande solennità di Santa Teresa di Gesù, proprio nel giorno di domani, che grande solennità per il Carmelo, ma anche per la Chiesa e per il mondo. E oggi parleremo dei requisiti previ per una vita di preghiera, che sono fondamentalmente le quattro colonne della vita teresiana, no? Della vita delle carmelitane. Sono i quattro punti fondamentali perché che ci sia una vita di preghiera, per sostenere la vita di preghiera. Allora, Santa Teresa ha parlato specialmente per le sue sorelle, per le sue figlie, però secondo me chiunque vuole intraprendere questo cammino di amicizia con Dio, di unione con Lui, di vivenza appunto, no? Con Lui, deve sforzarsi di compiere questi passi, perché altrimenti la vita di preghiera non regge, non riusciamo a tenerla fino in fondo e nemmeno per molto tempo. Allora, ricordandoci anche che sono i mezzi per arrivare alla vita di preghiera, no? Perché ci sia la vita di preghiera, non sono il fine, non sono la meta. E quali sono questi quattro punti che ci dice, che ci insegna Santa Teresa? Una buona coscienza, l'umiltà, la carità fraterna e il distacco. Ecco, vediamo una per una. Prima, la buona coscienza. Allora, lei dice che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per essere in stato di grazia abituale, ossia dobbiamo evitare con tutte le nostre forze di cadere anche nei peccati veniali. Allora, del peccato mortale secondo me non c'è nemmeno bisogno di parlare molto, perché sappiamo che con il peccato mortale ci alziamo un muro tra noi e Dio, dove non può esistere più comunicazione. Allora rompiamo la comunicazione con Dio, perché dove c'è il peccato mortale non può penetrare la grazia divina, la grazia dell'amicizia spirituale, della presenza di Dio. Però Santa Teresa dice che dobbiamo evitare anche con tutte le nostre forze i peccati veniali, quelli peccati che tuttavia, non rompendo definitivamente questa amicizia con Dio, la raffredda, la indebolisce. Allora, è come se lei parla dei peccati veniali deliberati, no? Fatti a pieno consenso. Allora, se sappiamo che alcune cose, certe cose, offendono il nostro amico, la persona che amiamo, penso che cercheremo di evitare con tutte le nostre forze di compierli, di farli. No? È come se dicessi, io so che questo non ti piace, però lo faccio comunque. Di questi peccati parla Santa Teresa, deliberati, no? Compiendo a pieno consenso. Io so che una cosa non piace al mio amico e lo compio comunque, senza nessuna difficoltà. Allora, dobbiamo evitare con tutte le nostre forze, fratelli, perché se questo già è una grossa mancanza verso l'amico umano, immaginiamoci verso Dio che ci ama infinitamente e che è solo buono con noi. Allora, questa buona coscienza che è importante perché si mantenga, si rega una vita di preghiera. Il secondo punto, l'umiltà, ecco, la regina delle virtù. L'umiltà pure penso che la conosciamo bene, l'importanza dell'umiltà nella vita di preghiera, del contatto con Dio, perché Dio non può, Dio abolisce il superbo, la superbia e dà grazia agli umili. Allora, per Santa Teresa, lei definisce l'umiltà come un camminare nella verità. Allora, lei ci dice, ci spiega, che quanto più conosciamo noi stessi, ossia
Più conosciamo i nostri limiti, il nostro nulla, il nulla veramente di chi siamo, se conosciamo, se abbiamo vera conoscenza di tutto ciò, è impossibile che ci inorgogliamo di qualcosa, che possiamo insoberbirci di qualcosa se abbiamo coscienza della nostra vera natura, del nulla che siamo. E anche il conoscere Dio. Quanto più conosciamo l'immensità di Dio, la sua maestà, la sua onnipotenza, che nonostante tutto questo si comunica a noi, allora come possiamo sentirci orgogliosi, no? Pensare che per noi stessi siamo qualcosa? È impossibile. Allora, per questo dice, lei dice, l'umiltà è un camminare nella verità, è un riconoscere te stessa. E dobbiamo riconoscere, no? Sapere che tutti i beni che abbiamo vengono da Lui, sono doni Suoi, e invece il male che facciamo, che compiamo, vengono da noi stessi, sono conseguenze della nostra natura contaminata dal peccato originale. Allora, non significa, dice lei, che non dobbiamo riconoscere i doni che Lui ci dà. Sì che li dobbiamo riconoscere per avere un cuore grato, no? Di tutto ciò che Dio fa per noi, però riconoscere come suoi doni, non come cose nostre, come se avessimo questi doni perché siamo più bravi e perché li abbiamo conquistati con le nostre forze. Allora, questa è l'umiltà, camminare nella verità per Santa Teresa. Poi il terzo punto è la carità fraterna. Tutti noi conosciamo l'ultimo comandamento di Gesù e quello che riassume praticamente tutta la sua legge, che è: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, non è un qualsiasi genere di amore che lui ci chiede, ma di amarci come lui ci ha amati, ossia dando la sua vita per noi. Allora, Santa Teresa, molto evangelica com'era, molto dentro la Chiesa, dentro la parola di Dio, certamente prende questa parola come un dato fondamentale per avere questa amicizia con Gesù, per avere questo rapporto con Gesù. È impossibile, fratelli, vivere l'amicizia con Dio senza amare gli altri, non vivendo questo comandamento dell'amore. È impossibile, non c'è nessuna via di uscita. Se diciamo di amare Dio, come ce lo dice la parola, se diciamo di amare Dio che non vediamo e non amiamo i fratelli che vediamo, siamo bugiardi, non è vero che amiamo Dio, perché l'amore di Dio, il contatto con Dio che è amore, dilata il nostro cuore. Allora non possiamo fare altro che amare. Quanto più veramente amiamo Gesù, quanto più il suo amore ci penetra, più amiamo tutti. È una cosa automatica. Allora, se non amiamo gli altri, significa che non amiamo nemmeno Dio. Non c'è modo di vivere diversamente. Anzi, Gesù ce lo dice, il modo di dimostrare addirittura l'amore verso di lui è amando gli altri. Come ci dice lui, l'avete fatto a me. Se fate qualcosa a ognuno di questi miei piccoli, l'avete fatto a me. Allora, è nell'amore verso gli altri che dimostriamo veramente l'amore per Gesù. E l'ultimo punto è il distacco. Santa Teresa dice che dobbiamo, per avere un'amicizia con Dio, dobbiamo lasciare da parte ogni cosa. Allora, che significa ciò? Che non possiamo amare gli altri, non possiamo amare le cose? Abbiamo appena detto che dobbiamo amare gli altri. Significa semplicemente saper mettere ogni cosa al suo posto giusto, ossia Gesù deve essere al centro della nostra vita, deve essere davanti a tutto, perché le altre cose sono conseguenza di questo nostro amore per Gesù, di questo nostro rapportarsi con Lui. Ci vengono date per aggiunta. Allora, prima di tutto, amare Gesù come
con tutte le nostre forze. E poi amare gli altri, le altre cose, nel modo giusto, mettendo ogni cosa al suo posto. Certamente che se mettiamo le altre persone, le altre cose che facciamo al primo posto, vivremo per quella cosa lì. Il nostro cuore, no, va in direzione a quello che più amiamo. Allora, se non amiamo Gesù al primo posto, allora la nostra vita andrà in altre direzioni e non metteremo le cose al modo giusto. Non sono il rapporto con le cose, con gli altri che minacciano il nostro distacco, ma è il modo come ci rapportiamo noi con queste cose. È il valore che diamo noi a queste cose. Per questo, secondo me, la definizione più giusta è dare a ogni cosa il suo posto giusto. Allora, lei ci dice in una sua frase: siccome Cristo non forza la nostra volontà, Egli prende solamente ciò che noi gli diamo, ma non si dà mai completamente, se non quando vede che noi ci siamo dati completamente a Lui. Ecco, possiamo anche scegliere diversamente, no? Mettere le altre cose al primo posto, però non potremo mai godere di questa amicizia piena con Dio, se non gli diamo tutto lo spazio del nostro cuore. Questo ha provato Santa Teresa per tanti anni, per questo è una grande maestra che ce lo dice non per sentito dire, ma per esperienza, per aver vissuto nella sua carne ciò che significa tutto ciò. Ecco, fratelli carissimi, Santa Teresa ce lo dice chiaramente, che ci saranno giorni in cui andremo all'orazione piena di gioia, pieni di gioia e di entusiasmo, con quella voglia di andare ad incontrare Gesù, e ci saranno altri che andremo pieni di tristezza, anche con una certa melanconia. Però non importa, l'importante è perseverare sempre nella vita di preghiera, perseverare sempre in questa comunione con Dio, nel cercarlo, nel ricercarlo, anche se Lui si nasconde. Non dobbiamo mai più tornare indietro, fratelli. Avvenga ciò che avvenga, succeda ciò che succeda, perché possiamo arrivare alla fonte d'acqua viva. Ecco, questo io desidero a tutti voi, lo desidero anche a me, a tutti noi, e che lei, come maestra, come madre, come dottore, ci possa aiutare sempre più ad addentrare dentro di noi per scoprire Cristo, per trovare tutte le grazie che Lui ci vuole dare in questo rapporto di amicizia con Lui. Che Dio ci benedica, ci protegga e che Santa Teresa interceda sempre per noi. Buona solennità a tutti voi nel giorno di domani. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.